Buonasera, buonasera da Antonio della Svizzera. Dunque, breve video, dunque, a termine del match tra Juventus e Dinamo di Kiev. Partita vinta dalla Juve per 3-0, dunque non è che ci sia tanto da parlare, diciamo. Juve che nei primi 20 minuti ha dominato la Dinamo Kiev, è andata in vantaggio con Chiesa da un cross di Alexandro. E Chiesa con un colpo di testa, anche se il portiere non l'ha presa tanto bene. Dunque, è andato in vantaggio 1-0. Poi sembrava che la Juve doveva chiuderla. Poi ha avuto la palla del 2-0 con ha preso la traversa e poi qualche altra occasione. Poi, dopo 25 minuti, è calata un po' il ritmo. Sembra che è venuta un po' fuori la Dinamo di Kiev. E c'è stata una grande parata di Szczęsny al 41-42esimo minuto del primo tempo e si è chiuso sull'1-0 il primo tempo. Poi nel secondo tempo, dopo, diciamo, abbiamo iniziato un po' così così, al 51esimo all'incirca ha doppiato CR7, ma è stato un gollonzo, diciamo, un tiro dalla sinistra, un cross dalla sinistra di Chiesa, dalla destra di Chiesa. In qualche modo il portiere respinge un po' goffo sulla schiena di Morata e poi la palla è arrivata quasi sulla linea. C'era Ronaldo che ha dovuto respingere nel sacco. Il 3-0 è stato segnato da Morata, diciamo un'imbeccata di, mi sembra, non so di chi era passato, è stato in area di rigore, ha fatto un bel gol. Il 3-0 di Alvarino Morata. Poi abbiamo avuto più altre occasioni per chiudere, per arrotondare il risultato con 4-5-0, ma alla fine la Juve batte la Dinamo Kiev 3-0 e sale a 12 punti diciamo. E poi vediamo, il Barcellona ha vinto 3-0, ma per tutti i risultati ci vediamo domani per il punto di Antonio alle 11 in diretta. Facciamo una ventina minuti così, tanto per fare un resoconto dei risultati e classifiche della giornata calcistica della Champions League. Vi saluto da Antonio della Svizzera, grazie a tutti quelli che si sono nuovi iscritti in questo canale, che vediamo se lo facciamo salire. Un like se vi è piaciuto questo breve video della match e iscrivetevi al canale. Ciao, D'Antonio della Svizzera.